Ciao ragazzi, qui Erone, bentornati, eccoci con questo nuovo video. Siamo tornati oggi su GTA 5 con il terzo episodio di A Voi la Scelta. Era un po' di tempo che non ve lo portavo, non potevamo lasciarla così quella serie perché abbiamo ancora tante cose da fare. Oggi siamo qua pronti di nuovo con il buon Michael davanti a Fort Zancudo in un posto abbastanza suggestivo, devo dire, qua tranquilli. Mi stanno già guardando male da un po' di tempo. Vi voglio subito dire che Bad Boys arriverà, penso, a breve, spero, perché Johnny è stato via durante le vacanze di Natale in America, quindi non potevamo registrare, non dipendeva da me. E mo' è tornato e appena si sveglia lo faremo, perché alla fine sono i video di coppia, dipende sempre da, anche dall'altra persona, sono sempre qua disponibile. Quando riusciamo ve lo facciamo avere il prima possibile. Poi comunque c'è nel suo canale, quindi aspettatelo là. Noi intanto continuiamo pronti anche oggi, perché abbiamo un bel po' di cose da fare. E oggi dobbiamo prendere per prima cosa un jet, perché abbiamo fatto gli altri episodi tranquilli con altri veicoli, abbiamo provato un po' di tutto. Ci mancava il jet e abbiamo un po' di cose da voi suggerite che comportano l'utilizzo di un jet. Quindi noi siamo pronti, dobbiamo cercare di rubarlo. Spero di non star qua mezz'ora. Ciaone! Bella, scusami, devo fare molto in fretta oggi, devo fare molto in fretta. La guida spericolata come al solito, dobbiamo fare una cosa velocissima, raga, perché abbiamo tante cose da fare oggi. Se perdo mezz'ora a prendere un jet, poi finiamo male con tutto il resto, mi tocca registrare 14 ore di fila. Questo forse non era il modo migliore per arrivare qua, devo dire di no, Michael. Vabbè, oh, sono salito bene comunque. Ora devi prendere il volo in un secondo e mezzo, prima di prendere quel camioncino in faccia. Ah, tira sul carrellino. No, 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 me l'hanno già fottuto così. Non ditemelo. Oh, me l'hanno già fottuto. Sta già andando a fuoco. Porca troia. Vediamo se riusciamo ad arrivare a fare subito il primo di oggi. Vediamo intanto. La prima persona dovevo farvela vedere. Questa avete chiesto in tanti com'è dentro un jet. Abbastanza figo, eh. E anche abbastanza guidabile, devo dire, da questo punto di vista. Poi quando fate le acrobazie tipo diventa un po' più difficile, perché se fate così iniziate a non capire più niente. Però è bello, divertente. Dobbiamo lanciarci sul maze. Però devo cercare di farlo in modo perpendicolare a terra. Nel senso che dobbiamo arrivarci di lato e lanciarci in modo da schivare poi col personaggio tutto il coso. Vediamo se riusciamo a fare una roba del genere. Merda, ci sono rimbalzato male contro. Il paracadute non ce l'abbiamo, vero Mike? No, non ce l'abbiamo. Naggia, non era proprio così. Cioè era così, ma dobbiamo farlo meglio. Parte 2. Sì, vabbè, dai, camioncini così no, non li ho mai visti. Andiamo a prenderne un altro. Vai, velocissimo Mike, che mo non c'è nessuno. Carri armati in vista. Non ne vedo ancora. Subito su, tira sul carrello. Ma ancora! Che cazzo mi arriva che mi esplode, che non c'è nessuno? Ma che è una cagata di piccione enorme questa, raga, che schifo. Vista così veramente brutta. Dobbiamo riuscire a volare via con il personaggio senza schiantarci, facendo però schiantare l'aereo. È una cosa non fattibilissima, devo dire. Cioè, non è facile come sembra. La visuale, l'inquadratura. Ci mettiamo così. Oh, ce l'abbiamo fatta! A terra adesso! Oh! L'abbiamo fermato in tempo, raga! Che cazzo abbiamo fatto? Bellissimo! Grande Mike! Bellissima, raga! Non me l'aspettavo così figa! Jet schiantato sul grattacielo. Noi siamo lanciati di fianco e siamo riusciti a salvarci prima di quel muro lì. Bene, raga, andiamo qua in cielo e da quando abbiamo caricato la partita siamo tornati sul jet e l'hanno anche risistemato. Non fuma neanche più. Penso sia la cosa più bella che poteva capitare. Dovremmo schiantarci dalla stratosfera su una macchina in prima persona cercando di mirarla. Io ora non so come farò mai a mirare una macchina da quassù. Merda, raga, io giro troppo la testa quando guido sti robi. Ma è giusto così. Possiamo iniziare a lanciarci giù in picchiata. Oddio, sembrano un tipo di quei film di guerra questi, fatti così. Faremo anche dei missili così a caso. La mirerò mai una macchina? Quello cos'è? Oh, 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 ce l'abbiamo, qualcosa ce l'abbiamo. Vediamo, vediamo il camion. Raga, come cazzo lo becco? Come cazzo cado sulle robe? Boom! Presa! Presa, presa. Però l'effetto visivo non era grandissimo, devo dire. La riproviamo in terza persona, però invece che con una macchina, con il blimp. Perché avete chiesto anche del blimp. Cioè volevate che oggi mi sfracellassi come uno schifo contro tutto quello che potevate inventarvi su GTA. A meno che non inizio a tirare giù tutti gli elicotteri. Miau. Missile, boom, ciao. Possiamo andare alla ricerca del nostro blimp. Oh, qua c'è un aereo di linea. Un altro aereo di linea. Un altro aereo di linea. Un altro. Quanti sono? E non trovo un blimp. Si sta facendo notte nel frattempo. Regala pazienza di fare queste cose. Eccolo! Signore, l'abbiamo trovato!
Oh, che fatica! Un giorno è passato nel gioco. Bene, non facciamo cagate adesso. Attenzione, lo schianto. Lo schianto è in arrivo. No, raga, l'ho preso di testa. L'ho preso di testa. Tutta sta fatica a trovarlo. Non molliamo, la pazienza è l'ultima a morire. Tanto voi avete tutto tagliato, non state qua 20 minuti a vedere me che giro in un cielo a caso, no? Quindi siamo pronti a ricercare un altro blimp. Oh, bastava stare forse più bassi. Stavolta non mi scappi, stronzo. Stavolta ti becco in pieno. Stavolta ti becco. Boom! Io volevo saltarci sopra con l'omino lanciandomi, però era abbastanza difficile perché con l'esplosione saremmo morti lo stesso. Eccole qua, signori, ce l'abbiamo. Siamo pronti per next step. Aspetta, eh. No, non posso salire su sta roba. Oh. Ah, ma sono lì. Ce l'avevo qua un centimetro da me. Magari vai davanti. Signore, dobbiamo andare a farci una bella vendetta. Dobbiamo cercare di attirare uno squalo, questa volta col motoscafo, quindi possiamo essere anche un po' sicuri che non ci può mangiare. E poi sparargli, cercare di seccarlo in qualche modo. Che pensate a nuoto quanto tempo ci avevo messo per fare sto tragitto l'altra volta, raga. Ancora un po' di strada e poi mi metto a fare l'esca. Perché devo farle di notte queste cose io, porca Eva. Vediamo in prima persona quanto si può vomitare a fare una roba del genere. Minchia, tipo troppo, raga. Oddio. Bene. Ehi, però motoscafo. Stai qua, motoscafo. Raga, cioè, no, ti prego. No, raga, se vi va via lo motoscafo sono fottutissimo. Ok. Eccolo. Raga, lo squalo. È qua. È qua, eccolo lì. Figlio di puttana. Figlio di puttana. È lì, raga. Preso! Preso! Ucciso! Ucciso, l'avete visto che è morto? Dov'è il cadavere? Io ho paura di andare sotto a beccarlo. Raga, non lo becco più il cadavere. Però l'abbiamo preso. E dov'è finito il motoscafo, mo? Oh, oh. Oh, cazzo, ste robe. Non penso mi piaccia questa cosa. Ma può essere che ho perso sto cazzo di motoscafo? Uno l'ha ucciso però, vaffanculo. E mo mi sbraneranno male. Lo so già, oggi giuro che non urlo. Però sappiate che non sono molto tranquillo. Manteniamo il controllo. Nuota come porco giù, non l'hai mai fatto in vita tua, stronzo. Signore, piuttosto che morire con lo squalo mi suicido. Annegando. No, sembrano tutti squali. Suicidati in fretta, che almeno fanno un po' schifo queste robe. Vai vai. Dai. Vedete in questo momento il messaggio in sovraimpressione. Io faccio una piccola modifica. Mi aveva dato lo spunto per provare, insomma, qualcosa di ancora più cattivo di quello che mi ha detto lui. Però sempre facendo una cosa simile a quella che mi ha suggerito. Infatti andremo a prendere un pullman. Cercheremo di bloccare una strada, mentre il pullman è comunque imbrattato di bombe esplosive. Prenderemo un elicottero che faremo spawnare e vediamo dall'alto quanto male fa. Perché ho preso la macchina più lenta del gioco. Eccolo qua il pulmino. Iniziano a rompermi i coglioni. Devo fare una roba. Ah, che cacchio. Ne mettiamo una qua. Una qua. Una qua. E una qua. Tipo qua è bellissimo, raga. È spawnato un attimino male. Ok, ok. Abbiamo il buzzard. Il paracadute ce l'abbiamo. Basta che non mi despawni l'autobus. Teniamolo d'occhio. L'abbiamo creata quella coda lì di macchine. L'abbiamo creata. Siamo pronti, raga. Se failo, porco Giuda, devo dire. No, no, no. Va che mi ha despawnato l'autobus. Dimmi che c'è ancora, Boom. Ah, è ancora. È andata bene perché l'abbiamo fatta esplodere tutte in fila. Ed è spawnato l'autobus, ma le bombe esplosive no. Quindi fa niente. L'autobus serviva per bloccare le macchine. E fortunatamente sono rimaste tutte in zona, tranquille. Vai, che ci deve stare. Ma che cazzo, non si fa niente. Oh. Oh. Oh, non va giù, raga. Niente, indistruttibile. Non le capirò mai ste cose. Comunque, raga, ultimo step di oggi. Quello che forse mi occuperà più tempo, non lo so, vedremo. Ma
Avete chiesto di provare la discesa camminando sul grattacielo, cosa che avete già visto probabilmente in tanti video fatta ed è epica e io non so come si possa fare, cioè è la prima volta che la provo. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di carino. Dobbiamo riuscire a camminare sul grattacielo e arrivare vivi a terra. Adesso non so se riusciremo ad arrivare sulla bicicletta, che penso sia la cosa più epica da fare. Magari moriremo o sarebbe bello anche atterrare quantomeno senza schiantarci. Vediamo, facciamo un po' di tentativi, vediamo cosa riusciamo a combinare per concludere questo episodio. Non so che tasti bisogna cliccare esattamente per arrivare sulla parete, anche perché io qua sto volando e non arrivo sulla parete in questo momento. Vediamo se andando piano con il saltino. Gesù, Gesù bambino, Gesù bambino. Mike, fai qualcosa di interessante, eh? Mi raccomando. Atterra su sto coso. Dai che ce l'abbiamo! Cammina! Vai! Vai! Oh! Ce l'abbiamo fatta, signori! Atterrati così easy! Oddio! Io ne avevo vista una dove arrivavano qua e saltavano e facevano le cose un po' più fighe, però siamo arrivati senza neanche cioè, stunt! Ce l'abbiamo fatta! Raga, non siamo neanche caduti dalla bici! Ce l'abbiamo fatta! Oh oh! Che cade così il pirla, cioè voglio dire. Ok signori, prima del saluto finale con il lancetto random che andremo a fare, io voglio concludere questo video ringraziandovi per averlo visto. Era probabilmente l'ultima puntata di A voi la scelta, come l'anno scorso abbiamo fatte tre, perché poi alla fine finiamo con le cose succulente da fare. Quelle che rimangono le teniamo buone per gli altri episodi. Come già detto all'inizio, sia Road to Division 1 con Dread sia Bad Boys usciranno nei loro canali e vediamo in questa settimana a breve insomma di registrare entrambi, sempre disponibilità loro permettendo, ma arriveranno, non vi preoccupate, che qua facciamo tutto il possibile. Per il resto ci vediamo presto con tanti altri video, tornerò a FIFA Obiettivi che ho visto che è andato benissimo il primo episodio, tanti altri video. Io vi voglio lasciare un bel mi piace, un commentino, vi ringrazio per aver supportato al meglio questa serie perché se è venuta così è anche grazie a voi che lasciavate i vostri commenti, le vostre idee sotto nei commenti appunto. E noi partiamo con l'ultimo salutino, bella, buona fortuna, speriamo, bene, yeah, bye Mike. Ma va come andiamo lontani così, raga. Non si è fatto nulla! Cioè, raga, c'ho il personaggio che è invincibile. Raga, grazie mille a tutti quanti. Alla prossima, qui era Ron. Bella.